Caro saluto a tutti e benvenuti a Passi dei Romani, una conferenza che fa parte eh, del progetto Passi nella storia del Friuli Venezia Giulia, realizzato per promuovere la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio storico ed etnografico della nostra regione. Prima di entrare nel vivo dell'evento è un piacere per me ringraziare la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e la Fondazione Friuli e la Gesci che sono nostri partner in questa grande iniziativa. Passi nella storia del Friuli Venezia Giulia. Prevede numerose eh, attività e iniziative, tra le quali manifestazioni, eventi online e circa 30 escursioni a tema, che porteranno il pubblico a conoscere luoghi e fatti interessanti della nostra regione dai tempi dei Romani a oggi. E oggi parleremo proprio delle vestigia romane sulle nostre montagne con il dottor Massimo Lavarone, archeologo libero professionista con al suo attivo decine di campagne di ricerche e scavi archeologici in Friuli Venezia Giulia. Il dottor Lavarone è molto attivo con la scuola e i giovani, per i quali organizza assieme alla Società Friulana di Archeologia Archeocampus di approccio alle tematiche archeologiche. Oltre ai suoi numerosi studi e articoli pubblicati, ricordiamo che è anche cofondatore della sottosezione della società alpina friulana di Pasian di Pratto. Allora, come si diceva appunto, dottor Lavarone, oggi parleremo della presenza dei romani sulle nostre montagne. Sembra strano, ma anche loro hanno lasciato il loro segno nella nostra regione. Ma adesso lascio a lei la parola per raccontarci quelli che sono i segni che vedremo anche durante la primavera e l'estate quando porteremo fuori i ragazzi in escursione. Grazie, cara Denia, e grazie alla Società Alpina Friulana dell'opportunità di partecipare a questo progetto. Passi nella storia e Passi dei Romani, che è la prima parte della storia millenaria della nostra bellissima città. Regione. E, diciamo come hai detto nella mia presentazione, eh, la mia attività di archeologo libero professionista è soprattutto rivolta ai giovani perché devono conoscere che viviamo in un territorio che, per la sua posizione geografica Geografia. nella storia, ha avuto sempre questa posizione di confine, confini eh, che mh, dividevano popolazioni diverse, lingue, eh, religioni, eh, territori anche nel modo di mangiare, di parlare, di, di vivere eh, negli aspetti quotidiani. E questo, questa posizione di confine naturalmente è, appreso, è entrata nella storia con la fondazione della città di Aquileia. Per fortuna abbiamo alcune testimonianze e fonti storiche, in particolare Tito Livio che nel suo ponderoso lavoro, Ab urbe condita, dalla Fondazione di Roma, eh, ci ha lasciato poche, poche righe ma significative proprio sulla fondazione di Aquileia. E infatti, come potete leggere nella slide, Tito Livio ci dice che. Mh, L'anno lo, lo abbiamo definito noi il 181 a.C., però appunto Tito Livio ci dice che eh, fu fondata la colonia latina di Aquileia nel territorio dei Galli. Eh, per i romani i Galli erano tutte le popolazioni celtiche eh, che anche nella nostra zona, soprattutto nelle aree montane, vivevano eh, prima dell'arrivo dei, dei romani. Dei romani. E, eh, le notizie di, di Tito Livio sono importantissime perché eh, abbiamo anche eh, i tre nomi dei triumviri, vale a dire dei di funzionari incaricati dal Senato di Roma a eh, mh, dirigere la spedizione, possiamo chiamarla così, eh, molto numerosa, eh, che è arrivata a fondare appunto la, la città di, di Aquileia. Città di Aquileia che eh, da una prima definizione militare, probabilmente il suo primo eh, apparato edilizio assomigliava molto a un campo, a un campo militare, poi eh, in brevissimo tempo, in pochi decenni, eh, ha avuto un'espansione eh, favorita dalla posizione strategica eh, collegata a, con un fiume che Attualmente non ha le dimensioni che aveva al tempo dei Romani. I Romani lo chiamavano Natiso Cunturro. Per noi adesso è l'insieme del Natisone, del Torre e di quel piccolo fiumiciatolo che scorre ancora per Aquileia che si chiama Natissa. Ma al tempo dei Romani era un tutt'uno e immaginate che aveva un'ampiezza un di più di 50 metri. Quindi le navi, anche quelle onerarie, quelle eh, commerciali che solcavano il Mediterraneo, arrivavano fino a Grado, che era il vero porto commerciale e militare di Aquileia, e poi risalivano fino a, appunto, al, al porto eh, fluviale, eh, che si può, di cui si possono vedere ancora alcuni, alcuni resti. E, mh, la città Aquileia... Era una delle città più importanti nell'impero romano. Un autore di un periodo tardo, ma sicuramente riflette anche la situazione dei secoli precedenti, dice che Aquileia era la nona città dell'impero romano come grandezza e la quarta nell'ambito di quella che noi chiamiamo adesso l'Italia. E quindi, dopo Roma, naturalmente, Milano, Capua era la nostra Aquileia un centro che, ehm, grazie anche ai tantissimi scavi, alle ricerche che sono state fatte eh, per, per decenni nel territorio aquileiese, abbiamo la fortuna anche di mh, collegare proprio l'atto di fondazione della città di Aquileia con una, una lastra anepigrafe che la possiamo eh, vedere e ammirare nell'attuale museo. Archeologico di Aquileia ed è quella che appunto state vedendo, che rappresenta la parte principale della cerimonia del solco al primigenio, cioè il, la cerimonia che ogni città fondata da Romani eh, vedeva nell'atto della sua fondazione. Una coppia di buoi bianchi eh, venivano eh, appunto condotti eh, per effettuare appunto il solco che doveva definire il pomerio, vale a dire l'area la, centrale de, della colonia latina. E un altro ritrovamento importante che possiamo sempre vedere nel museo archeologico è una, una dedica a uno dei tre triumviri, Lucio Maglio Cidino. Eh, quella che vedete nella slide a destra è probabilmente la base dedicatoria eh, su cui era posta probabilmente una statua dedicata appunto. Al, al fondatore. E la fondazione di Aquileia è stata veramente una, una cesura importantissima che ha eh, condizionato eh, tutta la storia del nostro territorio e in parte ha, ha condizionato anche il paesaggio eh, di tutto il Friuli eh, che è anche in parte è un po' quello che ancora oggi in alcune aree, soprattutto del Friuli centrale, ma anche della pedemontana, e anche nelle aree, nelle aree montane della Carnia possiamo ancora vedere. Eh, vedere. E, prima dell'arrivo dei romani il territorio friulano mh, era abitato da alcune popolazioni, in montagna c'erano i Celti, in pianura una cultura che viene chiamata la cultura dei castellieri, che erano villaggi fortificati e la cui provenienza etnica non è ancora molto ben... Eh, Accertata. Però eh, l'apporto antropico nel territorio era piuttosto limitato, eh, qualche disboscamento, qualche dissodamento di terreno, qualche zona di vita a pascoli, ma è con l'arrivo dei romani, con la fondazione di Aquileia, che eh, il paesaggio cambia totalmente. I romani avevano eh, l'abitudine, eh, soprattutto in territori di nuova conquista, di eh, suddividere eh, le particelle del territorio in, con un sistema che viene detto della centuriazione, ogni centuria era una particella catastale oggi diremo di, che aveva un lato di 710 metri, quindi mh, una porzione di territorio notevole e, mh, che veniva poi affidata ai coloni. Quindi la. Eh, la Diciamo la frequentazione, gli insediamenti romani su tutto il nostro territorio era un insediamento sparso con eh, piccole fattorie. Mh, gli archeologi indicano eh, questi edifici come ville rustiche, che, eh, e ogni villa rustica aveva una, un fondo eh, che poteva essere composto da territori eh, per eh, l'agricoltura, ma anche pascoli, eh, boschetti. Per attività artigianali o per attività commerciali. E tutto questo ha totalmente cambiato il paesaggio. Ecco, con questa ricostruzione, che è stata fatta alcuni anni fa, ma è, è stata valorata anche da ulteriori studi pochi anni fa. Ecco, se avessimo potuto fare una foto dall'alto del nostro Friuli prima dell'arrivo dei romani avremmo visto questo: un territorio coperto da boschi eh, che erano ancora il residuo della, dei boschi eh, alla fine dell'ultima dell glaciazione, quindi parliamo di più di 10.000 anni fa. Ecco, con l'arrivo dei romani, nell'arco di pochi anni, questa è la situazione. Eh, I boschi rimangono nelle aree montane o nelle aree diciamo carsiche o, o della, della parte est del nostro territorio. Tutta la Bassa, tutto il Medio-Friuli e l'area collinare era appunto stata suddivisa in questa, con questo sistema della centuriazione che, che era incardinato su un altro sistema che era tipico proprio dell'approccio eh, dei Romani, soprattutto in un territorio di nuova conquista che erano, oggi le chiameremo infrastrutture, che sono le, le strade. I romani erano dei tecnici abilissimi nel costruire le, le strade, che avevano uno scopo iniziale militare. Le strade erano costruite dall'esercito, dovevano servire per gli scopi militari, vale a dire quindi per penetrare territori nuovi. E, mh, e dovevano eh, collegare eh, tutto il territorio eh, secondo insomma, anche diciamo, le, mh, le necessità militari di eh, spostamenti. E quindi mh, il territorio in epoca, in epoca romana, il territorio friulano in epoca romana, avremmo visto eh, alcune eh, città, naturalmente Aquileia la più importante, però altri centri che erano sempre collegati appunto a delle strade, Quadruvium, l'odierna Codroipo, era perché era al, all'incrocio di due strade importanti, quindi un quadrivio, Ad Adetricesimo, la nostra Adetricesimo era a 30 miglia da Aquileia, e, e poi via via Glemona, Julium Carnicum o, o guardando ad est, Tergeste, Trieste. Fons Timavi, che sarebbe l'attuale area delle, delle foci del Timavo, e Forognuli, appunto la, la cividale. La, eh, le assi stradali abbiamo detto che erano importantissime. Forse quello più importante e che è anche collegato al progetto Passi nella Storia, è quello che noi moderni chiamiamo Giulia Augusta, anche se il nome antico non ci è giunto. È un nome che è stato dato alla fine del 1800 dai primi ricercatori. Che mh, è un asse sud-nord perché parte da Aquileia, è probabilmente incardinato anche sul, sul cardine Massimo, vale a dire sull'asse centrale eh, collegato appunto alla citturazione di tutto il territorio Aquileiese. Prosegue appunto verso nord, passa per tricesimo, appunto 30 miglia era una specie potremmo dire di mh, fermata eh, stradale probabilmente dove chi percorreva la Giulia Augusta poteva fermarsi per riposare per un cambio di cavalli probabilmente trovava un, uh, un, un ristoro. quindi oggi diremmo un autogrill degli antichi <ride> romani ecco poi proseguiva eh, passava per la stazio plurucensis che più o meno è stata posizionata nell'odierna odierna Resiuta, quindi anche lì eh, un, torna come adesso anche Resiuta un posto dove ci si ferma per ristorarsi o per bere un buon bicchiere <ride> e poi proseguiva e eh, come succede adesso all'altezza del paese della Carnia eh, si diramava, una parte andava verso il Tarvisiano per poi proseguire oltre la Stazio Larix che più o meno sarebbe l'odierna Camporosso e proseguiva poi in quella che è l'odierna Carinzia che per gli antichi era il Noricum e invece la parte a sinistra che è quella che a noi interessa perché è collegata anche alle attività, alle escursioni, a una delle escursioni che faremo all'interno del progetto Passo dei Passi dei Romani, proseguiva poi per... Eh, la vallata del But, quindi Iulium Carnicum, per poi proseguire verso il passo Monte Goccio Carnico, in territorio dell'Oderna Paluzza, e un passo importantissimo per eh, poi eh, soprattutto le attività commerciali di scambio con i territori che fanno parte adesso eh, dei territori austriaci. E dicevo appunto che le strade nascono per scopi militari. Anzi, eh, qualche studioso afferma che proprio le, le strade principali, eh, sia le dimensioni e soprattutto la divisione in miglia, e quindi anche come ho detto a prima, i 30 miglia di Atregesimo, erano calcolate per eh, quanto una centuria, quindi mh, un reparto consistente di, di legionari romani, poteva percorrere con l'equipaggiamento completo in una, in una giornata. E, um, una delle escursioni eh, che, che sono offerte in questo, in questo progetto riguarda proprio la visita di Aquileia, che abbiamo collegato con, per chi lo desidera, eh, con un'escursione in, in bicicletta, quindi passando per la ciclovia eh, per Padanova si arriva poi a, ad Aquileia dove... Eh, Appoggiate le biciclette faremo un giro a, a piedi ehm, e tra le altre cose vedremo anche quanto rimane, quanto è visibile attualmente del, del porto fluviale, che eh, è veramente pochissimo rispetto a quello che era eh, nel momento del mm. suo utilizzo. Si parla di qualcosa di oltre 400 metri di mh, moli, con eh, centinaia e centinaia di, diciamo, di magazzini dove eh, si scambiavano le merci che arrivavano dal, dal resto dell'Italia che quindi poi venivano commercializzate attraverso appunto, le strade eh, verso il nord, e verso est negli altri territori dell'impero e come anche arrivavano a, attraverso appunto, le rotte commerciali marittime del, del Mar Mediterraneo, arrivavano merci. Da, dall'Oriente, ehm, dall'Egitto e dai paesi dell'attuale Spagna e Portogallo. E il, come ogni città importante romana, il fulcro, il centro è eh, il cosiddetto foro, che è una grande piazza, una piazza dove ci si incontrava per, eh, forse per scambiarsi le informazioni, per parlare anche di, di politica, per eh, parlare delle vicende del, dell'imperatore a Roma o forse per scambiarsi eh, favori e, e trattare eh, gli affari. La vita del cittadino romano ad Aquileia era principalmente nel foro, era, eh, lì ci si incontrava e appunto si... Si, si trattavano eh, commerci, attività e, e si scambiavano le notizie. Quello che si vede attualmente del, dei resti del foro, con quelle poche colonne che sono state ripristinate negli anni, negli anni 30, con un, con un bel restauro, è, mh, è difficile da, da, da immaginare. Mm -hmm. eh, la, la piazza, questa grande piazza era lunga più di 115 metri per circa 50-60 metri di larghezza. Era tutta circondata da un portico, quindi con alcune centinaia di, di, di colonne che sostenevano eh, un insieme decorativo eh, di cui nella slide vediamo una, un frammento che rappresenta eh, appunto una serie di, di racconti mitologici eh, che davano anche un'impronta eh, importante eh, politica eh, a, a quello che voleva essere Aquilegia, che era un punto di arrivo per eh, tutto il resto del, dei territori diciamo, italiani. Eh, però era un punto di partenza e lo è stato per le conquiste romane, per tutto il centro nord e soprattutto verso l'est europeo. Però la storia di Aquileia eh, si completa poi eh, nella fase eh, cristiana, perché eh, Aquileia non è soltanto uno, una città laica militare, ma è stata e lo è ancora. Un punto di riferimento eh, religioso per appunto il cristianesimo. È stata una delle prime comunità occidentali in cui eh, i primi cristiani si sono organizzati e dopo il famoso editto di Costantino del 313 d.C. immediatamente è iniziata la costruzione della prima Basilica di Aquileia. Di cui ancora adesso vediamo i mosaici, i, i pavimenti mm -hmm. mosaicati all'interno della basilica attuale, che è eh, una costruzione più tarda, eh, tardo antica e medievale, però i mosaici, che, bellissimi, ad esempio con eh, il racconto della, eh, dei racconti biblici eh, che dovevano educare appunto, i, i neocatecumeni. Che si approcciavano alla, alla religione cristiana. E Aquileia, eh, anche, eh, finito l'epoca romana, l'epoca alla fine dell'impero romano, è rimasto un punto fondamentale eh, religioso per eh, tantissimi territori che andavano fino all'odierna Budapest oppure a nord fino a, a Salisburgo. E dalla parte italiana la diocesi di Aquileia arrivava fino alla città di, di Como, quindi un'area vastissima. Appunto è stato eh, un'area un di scambi, com'è ancora il nostro Friuli Venezia Giulia. E, eh, e anche Iulium Carvincum, appunto, è collocato eh, nell'area montana, che è una delle. Eh, delle l'altra eh, meta della, delle escursioni che faremo nell'ambito del progetto Passi nella Storia. Eh, anche Iulium Carnicum era una piccola città, ma molto importante, con una vocazione commerciale. Anche Iulium Carnicum, che in questa slide eh, vediamo il territorio che era di sua competenza, quindi un territorio che andava dall'altezza di Tricesimo, eh, tutta l'area gemonese, ehm, tutta l'area carnica, ma aveva anche giurisdizione eh, nel, Cadore, nel Cadore Veneto e soprattutto era un punto eh, di arrivo e, mh, per, eh, sia per i commerci che venivano appunto direttamente da Aquileia o comunque dal sud, sia soprattutto i materiali che giungevano attraverso il passo di Monte del Croce Carnico, giungevano eh, appunto fino a fino a Iulium Carnicum. E ancora adesso, mh, eh, proprio eh, sulla, eh, sul passo di Monte Croce, sono visibili due, eh, mh, due, eh, due lastre epigrafiche scol scolpite nella, nella roccia che raccontano di lavori di manutenzione eh, della, della, stra della strada romana. Purtroppo sono molto rovinati, però possiamo andare a vedere nel piccolo museo, ma molto bello e importante di Giulio, i calchi che sono appunto leggibili. Giulio Carnicum, dicevo, era una cittadina importante a vocazione commerciale. Anche Giulio Carnicum aveva un foro, naturalmente non delle dimensioni di quello di Aquileia, però... Una, e quando andremo appunto nel, in visita a Giulio faremo notare questo aspetto, che nell'intenzione dei fondatori di de, Iulium Carnicum volevano omaggiare Cesare e la famiglia Giulia, da cui prende anche il nome Iulium Carnicum, e, e quindi il foro di, di Giulio aveva Dimensioni più modeste, aveva le stesse caratteristiche del foro di Giulio Cesare a Roma. E quindi, ehm, da una parte eh, cioè, eh, i lati lunghi del foro avevano appunto dei portici, eh, dal lato nord c'era un piccolo tempio dedicato probabilmente a Giove e il lato sud la cosiddetta basilica che per i romani non era un edificio religioso, ma era la sede, oggi potremmo dire il municipio uh -huh. della, della città, dove stava il funzionario che doveva amministrare la città. Ecco, alcune immagini lo stesso di Giulio, ma chi verrà a visitare eh, nell'ambito del progetto eh, vedremo poi anche la, le collezioni archeologiche, i reperti nel, nel Museo di Giulio. Ma a conclusione di questo mio <ride> intervento, e abbiamo detto che la Fondazione di Aquileia è stata una cesura per tutto quello che è avvenuto dopo e che ancora noi eh, contemporanei in qualche maniera siamo gli eredi eh, nella lingua, nel nostro frilano, nel paesaggio che abbiamo ereditato eh, e forse anche in alcuni aspetti della, della cucina, nel, in altri aspetti insomma, eh, legislativi e amministrativi. Però cosa c'era prima dei romani? Eh, diciamo che, mh, a differenza di, di qualche studioso che fino a qualche anno fa definiva eh, l'arrivo dei romani in un territorio che era stato così eh, stabilito, eh, desertico, quindi con poche abitazioni, con pochi, pochi abitanti, invece eh, anche la storia preromana del nostro Friuli ha degli aspetti molto importanti, ad esempio se andiamo indietro nel tempo fino all'epoca neolitica, quindi l'ultima fase dell'età della pietra, parliamo qualcosa all'incirca di 5.000-5.600 anni prima di Cristo, ad esempio nella frazione di San Mardentia di Pozzuolo, quindi siamo proprio nella, a pochi chilometri eh, da Udine, eh, degli scavi condotti mirabilmente dal dottor Andrea Pessina per una quindicina di anni hanno portato alla luce un, un villaggio eh, neolitico, che pensate un'area piuttosto ristretta, che però è stata eh, abitata in maniera continuativa per oltre mille anni, quindi con centinaia e centinaia di generazioni di agricoltori e allevatori neolitici che hanno vissuto in un territorio di pochi chilometri quadrati. Quello che gli scavi archeologici hanno eh, ritrovato sono, e tornando indietro nella slide precedente, tutti i puntini che vedete segnati eh, intorno al paese attuale di Samardenchia sono eh, migliaia di fosse silos che servivano per stoccare eh, principalmente i cereali o altri cibi e che poi una volta eh, svuotate venivano utilizzate per eh, gettare le immondizie del, <ride> del villaggio. Quindi un, un sistema diciamo neolitico di eh, differenziare, Accorda, differenziare e di eliminare le, le immondizie che è sempre stato un problema dell'uomo fin dalla sua comparsa sulla terra. Eh, però eh, gli scavi di San Mardenchia hanno portato eh, al ritrovamento di alcuni, eh, di alcuni reperti, tra cui eh, le prime rappresentazioni eh, probabilmente collegate a reti religiosi. Abbiamo le cosiddette mh, statuine di, di San Mardenchia che qui appunto vedete in questa, in questa slide. Eh, molto artigianali, molto semplici, che però eh, erano evidentemente collegate a, ad un rito eh, femminile dedicato alla, alla madre terra o qualcosa del genere. Eh, se poi proseguiamo nella storia e entriamo in quella che viene chiamata attualmente la protostoria o che eh, chi ha una certa età, su, sui sussidiari delle elementari veniva indicata come l'età dei metalli, no? la famosa età del rame, del bronzo del ferro. ecco Adesso si usa il termine eh, tecnico protostoria, eh, però eh, l'uso dei metalli è stata una parte importante per questa parte appunto eh, storica del, dell'evoluzione eh, dell'uomo e nella nostra regione unica fra le regioni eh, dell'Alta Italia, si è sviluppata tra l'Età del Bronzo e l'Età del Ferro, quindi parliamo in un periodo fra il 2000 a.C. fino all'arrivo, praticamente, al I secolo a.C., all'arrivo dei Romani, quella che viene definita la cultura dei Castellieri, che si è sviluppata soprattutto nella parte centrale, bassa friulana, e nella parte carsica e anche nell'attuale Istria. Eh, si trattava di villaggi fortificati, eh, quasi tutti collegati, anche nelle, sì, posti nelle vicinanze di qualche corso d'acqua, che avevano una, um, che erano appunto fortificati con dei terrapieni, oppure nella zona istriana carsica con dei muri a, in pietra. E, eh, e diciamo, poi, eh, l'evento importante che ha condizionato anche il territorio eh, montano. Del nostro, del nostro territorio, è la discesa dalla parte centrale dell'Europa, intorno al IV secolo a.C. delle varie tribù celtiche, una delle quali, denominata Carni, che ha dato il nome alla nostra Carnia, ma anche alla Carinzia, anche a quel territorio che adesso è sotto la, la Slovenia, che ancora nel Medioevo veniva indicata come la carniola. Ecco. Tutti questi territori erano abitate dalle varie tribù che appartenevano alla popolazione dei Carni e nell'attuale carnia, eh, molte testimonianze, soprattutto negli scavi degli ultimi decenni, a cui anch'io ho partecipato in alcune occasioni, eh, abbiamo ritrovato eh, appunto, vari insediamenti e anche, per esempio, a Misincinis di Paolaro una necropoli celtica con alcune. Centinaia di tombe a incinerazione perché i Celti bruciavano i, i corpi dei morti e poi quanto rimaneva dal rogo eh, veniva poi deposta in una fossa dove venivano posizionate eh, le armi, se era eh, stato un guerriero, oppure gli oggetti, se era stato un artigiano, oppure, nel, nel caso delle donne, alcuni oggetti collegati alla loro attività nell'ambito eh, familiare. Ecco, l'ultima escursione che faremo all'interno del progetto Passi dei Romani è collegata a un sito che si trova nel comune di Forgaria nel Friuli, eh, l'area archeologica comunale di Castel Raimondo, che prende il nome da eh, un castello medievale, patercale, però quello che noi visiteremo è invece un'area, un po' più a, a nord di dove si trovano i resti del castello medievale, dove eh, nel 1985 per alcuni anni l'Università di Bologna ha svolto degli scavi intensivi e mh, dove hanno individuato un villaggio che era una, un posto di smistamento per i commerci eh, del materiale grezzo ferroso. Anche qui era collegato con un percorso stradale che più o meno corrisponde a, a, al passaggio attuale della Val d'Arzino. Siamo in una posizione, una specie di, eh, di altopiano che era il punto di arrivo sia da chi veniva da nord che chi arrivava da sud. E quindi si era eh, organizzato un villaggio in cui si scambiavano eh, le merci eh, e si lavorava il ferro e con l'arrivo dei Romani sono subentrati e mh, hanno posto una, un, diciamo una specie di fortino, di cui come vedete nella slide, per chi avrà l'occasione di venire in visita lo vedrà, è stata ricostruita una delle, delle torri, vedetta, eh, perché eh, era in, questa, in questa posizione eh, era stato costruito proprio un fortino, eh, un insediamento fortificato che doveva controllare e esigere un dazio per i commerci ferrosi, perché il ferro era importantissimo anche per i romani ed era eh, una, un monopolio eh, dell'imperatore, per cui eh, chi voleva commerciare doveva pagare un, una tassa, un dazio, e questo era un passaggio. Ecco, ehm, questa sarà una delle, delle mete che eh, faremo per chi parteciperà. E sceglierà eh, la, la sezione Passi dei Romani nell'ambito del, del Passi nella storia del, del Friuli. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi aspetto numerosi eh, nelle nostre escursioni. Grazie a tutti. Ringrazio di nuovo il dottor Massimo Lavarone che ci ha portato sui passi dei romani nella nostra regione, una storia, quella dei romani, sempre molto affascinante e attraente, anzi oserei dire che oggi eh, ci ha portato anche prima dei romani. Eh, ricordo a tutti voi che tutti gli eventi legati a questo progetto li potete trovare sul nostro sito, eh, quello della Società Alpina Frulana, quindi www.alpinafrulana.it e vi auguro una rivederci a presto.